sotto. Non sono schiavi, sono liberi. Perché sulle unità da guerra romane non ci sono mai stati schiavi. Questo significa che nelle operazioni militari, tanto i legionari sopra, quando ci stanno, tanto le ciurme sotto, sono solidali fra loro. E non è che uno fa il tifo per una parte e l'altro per la parte contraria. Avanti. Bene, queste sono delle ricostruzioni. Avanti. E qui veniamo a un altro aspetto. Plinio, quando legge il dispaccio, capisce immediatamente che, vedendo quello scenario davanti, che non è in ballo la vita di quella sola matrona, che magari è un'amica sua, ma di tutti gli abitanti che si trovano lungo la fascia costiera, che sono minacciati dallo stesso evento. Lo capisce, riflette qualche istante, e qui prende la decisione più importante della sua vita, e in un certo senso per noi, dà ordine alle quadriremi, che ancora non sono tirate a secco, di armarsi e uscire. Le quadriremi sono le unità più pesanti di cui dispone la flotta romana, e queste unità fanno parte della squadra di Miseno, il numero di 14, contro le circa 80 triremi. Plinio preferisce le quadriremi perché sa che può contare su una nave un po' più grande della triremi, ma soprattutto con una potenza motrice molto maggiore. Questa scelta ci porta già a immaginare che l'ammiraglio si è reso conto che le acque verso cui naviga non sono quelle di un lago e non sono nemmeno quelle del mare normale, ma dovrà avere bisogno del massimo di potenza dalle sue navi, e quindi dà ordine alle navi quadriremi di uscire. Lui stesso sale su una di loro, e qui nasce un piccolo quesito. Tutte le navi da guerra romane hanno un nome, come le nostre. Su quale nave probabilmente Plinio sale? Ce n'è una che ha questo nome qua, vedete? Fortuna. Probabilmente la Fortuna è l'ammiraglia di Plinio. Plinio sale sulla nave, oggi si dice, su nave Fortuna. E poi vedremo perché siamo arrivati a questa conclusione. E questa squadra, accoppiando ai remi anche le vele, esce da Miseno. Il vento soffia da largo verso terra, quindi vela e remi danno a queste unità una grande velocità. La popolazione, o meglio la parte di popolazione che ancora sopravvive o che non è scappata soprattutto, vede, perché si vede benissimo delle navi con le vele che arrivano da Miseno, capisce che stanno venendo il loro aiuto e fa la cosa più razionale possibile. Si porta sulla costa Arcovano, si porta sulla costa dalle parti nostre, si porta sulla costa a Castellammare. Ovviamente, quando cominciarono a cadere i lapilli, fanno un'altra cosa razionalissima, si rifugiano sotto le prime coperture disponibili, a Arcovano sotto i fornici, a Castellammare, a Pompei, sotto la tettoia, e lì aspettano che arrivano queste navi. Arriva prima l'oscuramento dovuto alla cenere, quindi da un certo momento in poi è notte, ma non è tossica ancora, è semplicemente notte, tant'è vero che negli scheletri, tra gli scheletri, hanno trovato moltissime lanterne. Avanti. Dunque, qui c'è un'immagine di una matrona romana con tanto di penna che scrive. Beh, possiamo immaginare che Re Chetina fosse così, se ci piace. Avanti. Questo è il Vesuvio visto dal satellite. Avanti. In questa immagine, il serpentone che si vede sotto, che viene ritenuto un dragone, potrebbe essere la rappresentazione simbolica del fiume Sarno, dragone. Qua quello che è notevole è che alle pendici del Vesuvio, come tale è stato identificato, da una parte ci sono i vigneti e dall'altra c'è un'altra collina, che è la collina dei nostri Camaldoli. Quindi è una sola cima, però le pendici già somigliano moltissimo a quelle attuali. Avanti.
Che prova abbiamo che quella villa che si trova e che è stata identificata, si trova sotto la torre di Bassano, là presso, ed è stata identificata come villa di rango imperiale, sia realmente tale? Dunque, questa balaustra con queste ermette e brifodonti provengono da una delle navi di Nemi, che era una delle navi di Caligola. Tenete presente, sono di bronzo dorato, ce ne sta una ogni 2 metri, hanno una doppia faccia e sono estremamente artistiche. Avanti. Ecco, guardate il dettaglio. Vedete, alle spalle hanno l'innesto con la sbarra della balaustra. Avanti. Questa c'ha l'innesto con la sbarra della balaustra. È bifronte, è di bronzo, ma non proviene da una delle navi di Nemi. Proviene dalla balaustra delle Terme Ginnasio di Torre del Greco. E attualmente sta in un museo a Berlino, ovviamente. E quello che è peggio che porta scritto sotto che è stata ritrovata a Bosco Reale. Fa parte della nostra fauna, quindi niente di strano. Questa ermetta dimostra una cosa. Non si fa la ringhiera di una villa che sta sul mare di Torre del Greco portando i pezzi di bronzo dalle fonderie e per giunto facendoli praticamente con le stesse matrici delle navi dell'imperatore, se non si appartiene in qualche modo alla famiglia imperiale. Non è che c'è il copyright, ma queste costavano l'ira di Dio e soprattutto richiedevano che ci fossero degli artisti dello stesso rango di quello lì, dell'imperatore. Quindi questa è un'altra testimonianza, sia pure indiretta, che quell'enorme villacchione, che in parte abbiamo demolito, fosse la residenza di Re Chettina. Allora, la domanda a questo punto diventa: e chi era il marito di Re Chettina? E soprattutto come faceva questa matrona ad avere dei rapporti così stretti con un ammiraglio comandante da potergli scrivere direttamente "vienimi a prendere" come se fosse un taxi? Dunque, il famoso Basso, escludiamo Cesio Basso per quello che ho detto prima, ma c'è un secondo Basso che è molto più famoso, è Sesto Lucilio Basso, comandante della prima flotta imperiale di classe, ma già comandante di tutte e due le flotte insieme. Gli viene tolto il comando di quella di Miseno, che viene dato al nostro Plinio, e a lui rimane soltanto quella lì di classe. Quindi la moglie, nella migliore delle ipotesi, era la moglie di un collega di Plinio, che abitava verosimilmente ancora nella proprietà che aveva quando lui aveva il comando di tutte e due le flotte. Che fine fa questo Basso? Questo Basso, che probabilmente è un tipo molto irrequieto, assume il comando della 10ª legio che sta conducendo l'assedio a Masada. E lì ci appizza, intorno al 70-73, ci appizza la pelle. Quindi la moglie rimane ricchissima e probabilmente facilmente consolabile. E si vede che Plinio gli era simpatico. La seconda domanda che viene: se questa donna a un certo punto si rende conto che c'è un'incompente catastrofe, al punto da mandare a dire all'ammiraglio "vienimi a prendere", ma perché non se ne va lei? Cioè, io praticamente, noi siamo tutti subvesuviani, quindi lo possiamo immaginare, vedo che c'è in corso questa cosa e dico: "senti, mi vai a chiamare un momento?" E io aspetto tranquillo, affacciato alla balconata di bronzo. La storia non sta in piedi. Cioè, se esiste ancora una possibilità di raggiungere Miseno, era lei che se ne doveva andare. Oltretutto, io ho provato con l'automobile, non col cavallo, per veloce che vado, io arrivo a Miseno dopo 1 ora e penso che all'epoca dei Romani ci volesse qualcosa in più. Se poi ci aggiungiamo le strade intasate, interrotte, eccetera, eccetera, ammesso che il messaggero di questa donna fosse arrivato, sarebbe arrivato molto più tardi. Invece c'è una singolare coincidenza. Da tutti i vulcanologi che ho interpellato viene grosso modo collocato l'inizio del fenomeno esplosivo del Vesuvio all'incirca ora di pranzo.
ed è all'incirca l'ora che lo vede pure Plinio quando sta facendo la penica. Il dispaccio gli arriva nei pochi minuti che